Torna dopo lo stop forzato causa pandemia la 24 ore di nuoto, la maratona di solidarietà organizzata dal Club Acquatico Pescara, che si svolgerà sabato e domenica prossimi presso la piscina provinciale di Pescara. Finalmente si torna a 24 ore di nuoto, una maratona di solidarietà che si terrà sabato 24 dicembre fino a domenica 5 dicembre. L'amministrazione comunale è davvero contenta e soddisfatta di supportare questa splendida iniziativa. È una nuotata praticamente per 24 ore continuative, dove noi ospitiamo tutti i cittadini di Pescara, tutti gli agonisti, tutti quelli che hanno a che fare col mondo natatorio. Li invitiamo a unire lo sport e la beneficenza con una piccola versamento a favore di uno scopo sociale, quindi uniamo questi due aspetti sociali. La manifestazione ha finalità benefiche con il ricavato delle iscrizioni che sarà devoluto all'associazione La Casa di Cristina. La Casa di Cristina Ollus nasce nel 2011 per volontà di 4 studenti universitari che hanno voluto dedicare il proprio tempo ai ragazzi come loro e quindi ne comprendevano le difficoltà nella crescita, soprattutto quando si è giovani, insomma. E adesso si trova a Montesilvano, è un centro diurno socioassistenziale per ragazzi disabili. Abbiamo ricevuto l'anno scorso proprio questo riconoscimento dalla ASL e ci occupiamo del tempo libero di questi ragazzi, quindi li impegniamo con tanti laboratori formativi, ludici. L'importante è che stiano insieme e che possano vivere la loro quotidianità felici e come tutti gli altri ragazzi.